pronta, sorella? Pronta, fratello! Ragazzi, siete pronti per il miglior allenamento che possiate acquistare per $4.18? Ah! Diamo inizio alla lezione! Siete pronti per il secondo miglior allenamento che possiate acquistare per $4.18? Disgustoso! Ben fatto, miei allievi! Vuole farci credere che questo è il nostro allenamento? La lezione che sembra essere la peggiore, alla fine può risultare la migliore! Ehi! Questi sono gli ultimi $4.18! Andate a comprare nuovi attrezzi per la palestra! In a world of chaos and disarray, brother and sister save the day! In a world of chaos and disarray, it's brother and sister who save the day. When might and magic work as one, a villain's plan can be undone. Coming, mother. Dovrei prendere quella lattina. Master Yu potrebbe usarla nella nostra palestra. Yang, siamo gli ultimi guerrieri Wufu in un dojo con due studenti. Dobbiamo accontentarci con quello che... Yang! È la cosa più bella che abbia mai visto in tutta la mia vita! Bene, signorine! Pronte per la lezione sul supremo combattimento di Ultimus? Voi, signorina, credete di essere abbastanza forti per sconfiggere Ultimus? Usa la parola signorina come se fosse un insulto. Forse non dovrebbe usare signorina come un insulto, ma questo è il dojo più bello che abbia mai visto. Quindi la perdono! Balliamo! Non così! Sì, grande! Incredibile, ha completamente umiliato quella signorina! Questa pagliacciata non mi interessa. Non c'è nulla che quell'accio sciovinista possa fare per convincermi a mettere piede nel suo dojo. Fanno il pedicure. Togliti dai piedi, signorina! Wufu! Wufu! Indossate il vestitino combattendo! No! Abbracciate i vostri avversari fino alla fine! Qualche volta! Wufu! Sì? Non c'è posto per guerrieri Wufu nel supremo dojo di Ultimus! Ehi, il Wufu non è solo combattimento, implica anche la magia! Oh, magia! Usi una bacchetta magica e estrai conigli da un cappello al cilindro! Sarebbe ridondante! A Ultimus piaci, ragazzino! Hai fegato! E Ultimus te lo tirerà fuori a forza di pugni! Ma tu? Non c'è spazio per la magia! È il supremo dojo di Ultimus! Io e mio fratello siamo una squadra! Non rimarrebbe mai in questo posto senza di me, vero? Yang? Vero? Facciamo la manicure! In questo caso mi ha convinto! Sono da lei, signora! Non riesco a credere che sia rimasto lì senza di me!
Young, siete venuti in questo dojo di spontanea volontà. E avevamo un buono. E avevate un buono. Ma questo non è certo la fine del mondo. Young ha dato a Ultimus gli ultimi $4.18. No! Un allievo di Ultimus prima colpisce e poi fa le domande. Bravo, bello, coccolami così. Diventerai potente come un alce. Non fare la femminuccia come tua sorella. Perché? Hai un tuo grido di battaglia? Certo! Chi-fu-qua! Ma è ridicolo, ti serve un signor grido di battaglia come Ultimus. Uh-ha-ho! Prova tu. Ciao, ci vieni spesso qui? Niente male per essere un principiante. È da molto che mi alleno con mia sorella e Master Yo. Non ho più voglia di combattere. Hai svolto un ottimo lavoro. Hai creato scompiglio tra Yin e Yang. Uniti i loro poteri, Wufu potrebbero infastidire i miei piani, ma divisi non potranno mai sconfiggermi. Ultimus percepisce e Ultimus agisce. Domani alla cerimonia del giuramento Yang la smetterà con il Wufu per sempre. Sì, magnifico. Puoi prendermi un caffè? Subito! Ultimus percepisce e Ultimus agisce! Sei ancora sveglia? Wow! Un nuovo potere, grande! Ma in ogni caso è solo magia, giusto? Giusto! E io sono una ragazzina sciocca, giusto? Giusto! Ma non l'ho detto io! No, l'ha fatto il tuo nuovo maestro e tu non mi hai difeso! Tu canti come un usignolo! Non funziona! Non capisco perché siamo venuti! Perché tuo fratello sta per prendere una decisione importante! In più, lo zucchero filato è gratis! Vuoi? Preferisco morire! Zucchero a morte? Sei sicura di non volere una terza opzione? Forse dei nachos? Siete pronte, signorina, ad elevarvi al prossimo livello della suprema tecnica di Ultimus! Oggi dovrete sottoporvi a un patto di sangue con la suprema tecnica di Ultimus! E con Ultimus! E tu? Tu sarai il primo! Se vorrai indossare questo, dovrai semplicemente dire addio al tuo Wufu e rinunciare a tua sorella per sempre! Hai capito, no? Ma io rinuncio! No, non posso farlo! Cosa? Non posso e non voglio! Quindi vuoi tornare al Wufu, ragazzina? Sì, proprio così! E smettila di usare ragazzina come un insulto! Mia sorella è una ragazza e non è niente male! Se devo scegliere tra l'essere una ragazza Wufu o un ragazzo Ultimus, beh, dammi il mio vestitino perché io scelgo la ragazza! Seduta! Sapevo che non mi avresti deluso! Veramente? No, mi sono liberata delle tue cose, ma le recupereremo! Nuova prova per accedere al prossimo livello! Distruggete Yin e Yang! Pronta, sorella? Pronta, sorella! Abbiamo battuti grazie alla tecnica di Master Yo! Forse il suo allenamento ci è stato utile. Andiamo, torniamo a casa. Nessuno può voltare le spalle a Ultimus! Tornate qui a combattere! Ho preso i nachos. Che succede? Come hai osato far cadere i miei nachos?
Oh no! Mi sono appena reso conto di aver consegnato a quell'imbroglione i $4.18! Dovevamo comprarci gli attrezzi! Ultimus, sarò lieto di offrirvi un risarcimento completo! Vogliamo andare, ragazzi? Perché puzzi di nachos e di alce al sangue? Ho perduto i miei allievi, la mia dignità, ma ho ancora le corna! Quindi sono sempre il grande Ultimus! Tu mi hai deluso. No, Lego! No! Vogliamo riprovarci? Siamo pronti, Master Yo! Siamo in trappola! Ci penso io! Sapevo che mi avresti chiamato, lo sapevo! Le mie amiche dicevano il contrario, ma tu l'hai fatto! Oggi è il grande giorno! Sì! Master Yo ci metterà alla prova per valutare le nostre potenzialità! Sei la solita fanatica, non mi interessa in che cosa consiste, basta che si combatte! Molto meglio fanatica che disordinata! Guarda questo posto! Trasformazione! Da! Ah, troppo pulito! Fornado! Ah, che caos! Brucia! Te lo dico io cosa brucia! È aumentato il prezzo delle prugne! Forse brucia di più agli estetici. Mi scusi, gli ultimi due guerrieri Wufu stanno aspettando di sottoporsi alla prova dell'ultimo grande maestro Wufu del pianeta. Leccapiedi. Maiale. Scema. Suino. Fanatica. Sei brutto, sporco e disgustoso. E tu sei assillante e tormentosa. Ne ho abbastanza degli insulti. Volete fare la prova? Può contarsi. Una prova molto importante. Può contarsi. Guardate questa roccia. Si prende gioco di noi! Dobbiamo guardare una stupida roccia! Ricordatevi il consiglio della pergamena Wufu! Una corazza dura come la roccia non protegge il cuore che risiede al suo interno! Che vuol dire? Vuol dire che non dovete chiamarlo stupido! Si chiama Herschel e si offende facilmente! Non bisogna ferire i suoi sentimenti! Va bene, leviamoci questo peso! A quest'ora avrei potuto sconfiggere un drago a tre teste! Avrei potuto saziare un villaggio di orfani! Ne abbiamo abbastanza! Ne abbiamo abbastanza, Herschel! Stupido, 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 stupido! Stupido! Devo terrorizzare un villaggio tra 5 minuti! Se non arriverò in tempo alla lezione sull'incantesimo storico, il professor Binkman mi taglierà in due! Di nuovo! Pussa via, ciocchetto! Aspetta! Stupida roccia! A quando le rocce attaccano sul canale naturalmente artificiale. Sappiamo cosa stai pensando. Come può questa stupida piccola roccia aiutarmi a portare il mondo nell'oscurità eterna? Proprio quello che mi chiedevo. Beh, potrebbe farlo se fosse il raro, pericoloso e facilmente irritabile scorpione roccia. Quando vengono toccati i suoi sentimenti si trasforma in un predatore velenoso, la cui puntura può trasformare qualunque cosa in un mostro rabbioso. Non ha importanza quanto tu sia piccolo, lo scorpione roccia può trasformarti in un colosso molto cattivo. Se solo io, Carl, il malefico scarafaggio stregone, potessi trovare uno di quei rari scorpioni roccia, non sarebbe magnifico? Quello scorpione roccia mi appunto ed ora sono un super malefico mostro! Ti amo, televisione, veramente, ti amo. E tu, televisione, mi aiuterai a sconfiggere Master Yo, il quale, lo so, sta meditando la mia sconfitta. Prendermi succo di prugna. Ma io
sconfiggerò lui e i suoi guerrieri Wufu e conquisterò l'amore di mia madre! Lavale! Capite cosa intendo? Circondato dai nemici, con la schiena al muro, il guerriero Wufu Yang si prepara a liberare la sua furia! Yang, siamo solo dei Wufu alle prime armi, non credi che furia sia un po' troppo esagerata? Solo se ti sei dimenticata del mio... Yangerang! Oh sì, lo so che lo vuoi! Chi-Hu-Hua! Chi-Hu-Hua! Era solo un fantoccio! Lo so che vuoi anche uno di questi, tu! Sai farlo con la magia? Perché dovrei usare la mia magia per distruggere quelle povere piante indifese? Ah, perché non ti rilassi? Devo fare pratica! A chi importa se uccido un paio di inutili piante? Voglio dire, a parte lui? Corri! I guerrieri Wufu non fuggono da un combattimento! Ah! Ma possono essere cacciati con la forza dal campo di battaglia! Goditi l'attimo! Divertiti! Ok, sto arrivando, Yang! È rimbalzato qui, e qui, e... Ciao, papà! È un piacere averti incontrato! Non posso parlare! C'è un mostro! Devo salvare mio fratello! Ok, bene! Fermami! Che fai? Stupida roccia! Non puoi metterti tra me e la mia amata! In! Qui, piccola roccia magica! Vieni qui! Vieni qui, dolcezza! Vieni dallo scarafaggio, stregone! Oh! Carl! Togliti! Ma che cosa ci fai tu qui? Non fare il finto tonto con me! Dov'è lo scorpione roccia? Herschel! Ha un nome? Si chiama Herschel? Mamma mia, che nome! Yeah. Allora, dov'è Herschel? La roccia? Per tua informazione è uno scorpione roccia! Che può trasformarti in un gigante malefico! Lo sapevi? Non lo sapevi? Fatto a causare tutto questo? Cosa ci ha insegnato, Master Yo? Vi ricordo quando le prugne costavano 12 centesimi al cestino. 12 centesimi! Beh, che grande aiuto! Offeso. Stupido! 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 Ops! Forza, pungimi! Stupido!
Ci dispiace veramente, ma sei stupido. Cosa fate? Sei veramente simpatico. Possiamo offrirti qualcosa da bere? No! Io vi distruggerò! Dobbiamo agire? No! La magia sta per svanire. Il combattimento è finito. Una corazza dura come la roccia non protegge il cuore che risiede al suo interno. Che sagge parole! Leccapiedi! Sei un buon a nulla! Avete fallito la prova, ma avete imparato una lezione! Possiamo riprovare! Un'altra prova? Lo prego! Bene, questo è Skip. Guardatelo! Non credo che questo stupido gomitolo farà qualcosa... Scusa tanto!